Ciao a tutti, sono Sartori Federico e sono diplomato in pianoforte, insegno strumento e ho associato a questa bellissima arte anche la disciplina astrologica da circa 10 anni, a indirizzo psicologico, da non confondere, mi raccomando, con oroscopi, magia o cartomanzia, che sono cose ovviamente sempre da rispettare, io non le conosco, però non facciamo confusione. L'astrologia, la disciplina astrologica, è antica come il mondo, risaliamo all'epoca dei Caldei, caste di sacerdoti, e abbinavano anche astrologia e medicina, non voglio divulgarmi troppo. Ma sicuramente grossi storici come Keplero, Newton, Galileo Galilei, Giordano Bruno e adesso anche la famosa studiosa astrofisica Giuliana Conforto, potete verificare su internet, è grande sostenitrice di questa disciplina. L'astrologia però non necessariamente fa previsioni, perché? Perché ovviamente abbiamo il libero arbitrio di poter scegliere di decidere quello che vogliamo della nostra vita. Però attraverso questa disciplina, in specifico il tema astrale, possiamo conoscere le nostre potenzialità e poterle sfruttare al meglio, e questa è la grande risorsa dell'astrologia, e quindi fa maturare anche il soggetto. Il mio intento è mettere in campo l'astrologia e farla entrare anche nelle scuole e avere a che fare ovviamente con i dirigenti scolastici, insegnanti, genitori e gli stessi alunni che sono i protagonisti, per offrire un supporto preziosissimo all'orientamento scolastico, perché i nostri giovani spesso volentieri, e lo stesso anche i genitori, non sanno mai far scegliere il proprio figlio cosa andrà a fare appunto dopo la terza media, quale sarà la sua aspirazione come scuola superiore. Ecco, secondo me l'astrologia può essere un ottimo mezzo per veicolare anche queste decisioni molto ma molto preziose e importanti. È un progetto molto ambizioso, ma all'estero, per scegliere manager d'azienda ad altissimi livelli, il dirigente d'azienda consulta l'astrologo e si fa redigere vari temi astrali e poi scelgono la persona con delle predisposizioni fenomenali adatte per un certo tipo di lavoro. Quindi conoscersi meglio e usare meglio le nostre potenzialità. E ovviamente per la scuola questo è, secondo me, un mezzo incredibile per dare una mano anche ai genitori in difficoltà e soprattutto per i nostri alunni che devono scegliere la scuola superiore. Crediamoci tutti e andiamo avanti. Ciao a tutti.